Sì, grazie Presidente. Un saluto a tutti e un ringraziamento di cuore per questa possibilità che mi è data di spendere due parole per ricordare Orio. Non credo di esserne all'altezza, ma insomma, due parole proviamo a spenderle. Conosciuto Orio non tanto nel contesto GAR quanto in un contesto più specifico, quello dell'Associazione Franco-Italo-Francese per la Ricerca, quindi l'AFRIT, e negli ultimi 10 anni direi ho avuto modo di collaborarci abbastanza direttamente. E quello che viene immediatamente alla memoria è sicuramente un ricordo di una persona straordinariamente appassionata del proprio lavoro e delle proprie attività. E, però poi conoscendolo meglio, frequentandolo, avendo modo di parlarci anche a lungo, si scoprivano doti anche ulteriori, che era quelle di una profonda conoscenza delle cose di cui si occupava, delle materie che seguiva, e anche e soprattutto una grandissima dirittura morale nello svolgimento della sua attività e nella vita di tutti i giorni. E, beh, io penso che la combinazione di questi tre elementi, una passione, una competenza e la dirittura morale, fanno di quelle persone che le posseggono dei punti di riferimento, degli esempi, dei modelli a cui tutti ci dobbiamo rapportare, e Dio solo sa quanto c'è bisogno in questo momento di modelli e di esempi di questo genere, da tutti i punti di vista e a tutti i livelli. Troppo spesso siamo circondati da scarse competenze, da cinismo, da assenza di etica e di morale, che insomma non sta a me ricordare i motivi di queste osservazioni. E credo che oggi chi riceve il premio intitolato ad Orio debba tenere presente quello che questo premio simboleggia, queste tre caratteristiche, e debbono saperne essere degni. Questo è il messaggio che credo debba essere contenuto nella consegna di questo premio. È un premio importante, simbolico, riconoscimento di un grande lavoro, ma c'è dietro, credo, una serie di questi contenuti che chi riceve questo premio non deve dimenticare. Ma non basta però questo, non basta che ci siano persone giovani che lavorano, che mettono passione, mettono amore, mettono etica nel loro lavoro. C'è bisogno di chi sta da quest'altra parte, che siamo noi, quelli che della famosa burocrazia di cui tanto si è parlato in questo momento, questa giornata, che sappiano mettere le stesse tipo di doti e le stesse tipo di qualità nel loro lavoro. Altrimenti questi ragazzi, alla fine il loro amore, la loro passione, il loro talento lo mette a disposizione di qualcun altro, con tutto svantaggio del nostro paese. Credo, almeno a me personalmente, che consegnare questo premio alla memoria di Orio per me significa questo, significa ricordare queste qualità e cercare di non dimenticarmele mai nel lavoro quotidiano. Spero che, ripeto, chi riceve questo premio ne sappia essere degno. E saperselo meritare da qui in avanti. Grazie.